una bella cornice di pubblico e una bella partita di pallacanestro, tanti ragazzini presenti, tanti giovani, e credo che sia stata una partita comunque divertente, facile, è facile per me dirlo chiaramente perché la nostra squadra ha vinto, però credo che sia stata una partita di pallacanestro divertente con una squadra che ha preso un cospicuo vantaggio, l'altra squadra che ha rimontato, addirittura ha messo la testa avanti e poi di nuovo un altro ribaltamento nel punteggio. Credo che ci siano state anche da una parte e dall'altra delle belle giocate, delle giocate spettacolari, siano stati dei bei canestri, due squadre che hanno giocato a pallacanestro. Questo credo che sia la cosa più importante. Noi avevamo qualche problemino con Luca Infante e sapevamo loro erano a rischio con Bruttini. Poi Luca, diciamo, infiltrato e ben curato dallo staff, è riuscito a darci qualcosa e soprattutto qualcosa di molto importante nel momento di maggiore difficoltà della squadra. La partita è un po' girata perché Casale ha preso fiducia, ha messo più aggressività e noi anche abbiamo reagito bene per 2 minuti all'infortunio di Marco Laganà. Abbiamo avuto una reazione nervosa, invece poi siamo andati un po' in crisi con le rotazioni, con l'amministrazione dei falli e col fatto che tutti dovevano dare una mano anche giocando playmaker e quindi costruendo, e a Simone Berti abbiamo chiesto degli straordinari in termini di minutaggio. Quindi il momento di grande aggressività di Casale Monferrato è venuto in un momento di grande difficoltà nostra per le rotazioni limitate. Quindi le due cose hanno scaturito questo break molto bello e molto spettacolare. Poi, come ho detto alla squadra, per poi ribaltare di nuovo una partita del genere e andare a vincerla ci vogliono gli attributi e sono i complimenti che ho fatto ai ragazzi, che rifaccio pubblicamente. No, nel pallone no, assolutamente, assolutamente. Casale Monferrato almeno 20 ha avuto una reazione di orgoglio importante, come è giusto che sia in una squadra che sta vincendo, che sta facendo bene, che è bella allenata. Hanno avuto una reazione di orgoglio, hanno aumentato la loro intensità, la loro aggressività, hanno giocato un pochino più sporco sulle linee di passaggio, sulle ricezioni e sui nostri movimenti senza la palla. In contemporanea ha una nostra difficoltà nelle rotazioni perché avevamo Damian Hollis con 3 falli, con Vosquil che oltre a chiedergli come al solito di procurarsi dei tiri o le attenzioni della difesa avversaria dovevo buttarlo nelle rotazioni anche di playmaker perché dovevo dare dei minuti di fiato a Simone Berti e nello stesso tempo dovevo anche far rifiatare Raspino. E quindi ci siamo trovati in una condizione di calo fisico con gli esterni. Coincidente, ecco, se fosse successo al quinto minuto, all'ottavo minuto, probabilmente non cambiava niente. In quel momento di reazione di Casale Monferrato non eravamo assolutamente in grado di energia fisica e parzialmente mentale di contrastarli. Quindi le due cose si sono trovate nello stesso momento ed è nato quel parziale meraviglioso di Casale. Niente, ho detto sì, ho detto state tranquilli, cioè, mi aspettavo questo rientro, non mi è sembrata una roba che mi ha particolarmente sorpreso, ho detto state tranquilli, state semplicemente pronti, se siete liberi a far canestro e non smettete di difendere, bisogna semplicemente essere pronti a metterla perché abbiamo avuto qualche buon tiro e ci siamo un pochino agitati e l'abbiamo sbagliato, state tranquilli, la partita è questa, la portiamo fino in fondo, se siete liberi mettetela, segnate i tiri liberi che sono importanti. Questo è stato il messaggio.